cancro, linfoma, i 5 sintomi principali. Il linfoma è un tipo di cancro che colpisce il sistema linfatico, una componente essenziale del sistema immunitario del corpo. Esso si classifica principalmente in due categorie, linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin, con quest'ultimo che rappresenta la maggioranza dei casi. La distinzione tra i due tipi si basa sulle caratteristiche cellulari specifiche riscontrate durante l'analisi di laboratorio. Cause del linfoma. Le cause esatte del linfoma rimangono in gran parte sconosciute, ma alcuni fattori di rischio sono stati identificati. Tra questi, le infezioni virali giocano un ruolo significativo, con il virus di Epstein-Barré BV associato a diverse forme di linfoma. Altri fattori includono l'esposizione a sostanze chimiche tossiche, come pesticidi e solventi, e condizioni autoimmuni, che possono compromettere l'integrità del sistema immunitario. Inoltre, una storia familiare di linfoma può aumentare la predisposizione genetica alla malattia. I 5 sintomi principali del linfoma. Linfonodi ingrossati. Uno dei segnali più comuni del linfoma è l'ingrossamento indolore dei linfonodi nel collo, nelle ascelle o nell'inguine. Febbre. Episodi di febbre inspiegabili, soprattutto se persistono o si ripresentano frequentemente, possono essere un segnale di linfoma. Sudorazioni notturne. Un altro sintomo tipico sono le sudorazioni notturne profuse, che possono richiedere il cambio di vestiti durante la notte. Perdita di peso insolita. La perdita di peso improvvisa e non spiegata, generalmente superiore al 10% del peso corporeo in un breve periodo, è un altro campanello d'allarme. Affaticamento. Un senso di stanchezza persistente che non migliora con il riposo può indicare la presenza di linfoma. Trattamenti per il linfoma. Il trattamento del linfoma dipende dal tipo e dallo stadio della malattia, nonché dalla salute generale del paziente. Le opzioni di trattamento includono chemioterapia. Questo trattamento usa farmaci potenti per uccidere le cellule cancerose e è il pilastro del trattamento per la maggior parte dei tipi di linfoma. Radioterapia. L'uso di radiazioni ad alta energia per distruggere le cellule cancerose può essere impiegato nelle fasi iniziali del linfoma o per ridurre i sintomi. Immunoterapia. Trattamenti che aiutano il sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule cancerose possono essere utilizzati da soli o in combinazione con altre terapie. Trapianto di midollo osseo. In casi selezionati, soprattutto in pazienti giovani e in buona salute, può essere considerato per sostituire il midollo osseo danneggiato dopo l'intensa chemioterapia. Terapie target. Farmaci che mirano a specifiche anomalie presenti nelle cellule del linfoma possono offrire un trattamento più mirato con effetti collaterali ridotti. Conclusione. Il linfoma, nonostante sia una malattia grave, ha visto notevoli avanzamenti nei suoi trattamenti negli ultimi anni. Con un'accurata diagnosi e un trattamento personalizzato, molti pazienti con linfoma hanno un buon tasso di sopravvivenza. È fondamentale la consapevolezza dei sintomi e la consultazione tempestiva con un medico in presenza di segnali sospetti. La ricerca continua a progredire, offrendo speranza attraverso nuove terapie innovative che mirano a migliorare ulteriormente la qualità della vita e le prospettive di guarigione per i pazienti affetti da questa complessa malattia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.